Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per realizzare la mia marmalade tricolore tart sono partita dalla frolla. Ho messo in un robot da cucina la farina, il burro freddo da frigorifero, ho azionato la macchina e ho realizzato la sabbiatura per ottenere un composto fine come la sabbia. Poi ho aggiunto lo zucchero a velo, i tuorli, la scorza d'arancia e un pizzico di sale e ho frullato di nuovo per fare compattare bene gli ingredienti. Poi ho ribaltato il composto sul piano della cucina e ho continuato a lavorarlo a mano per dargli la forma di un panetto. L'ho poi diviso in due parti rispettivamente da 600 e 400 grammi, ho formato due palline e ho steso entrambe tra due fogli di carta forno. Dalla prima ho ottenuto un disco da 32 cm di diametro che ho messo a riposare in frigorifero e dalla seconda ho ottenuto un rettangolo da 32 x 22 cm. Per la farcitura ho messo il golden syrup all'interno di un pentolino insieme alla marmellata di arance e allo zenzero in polvere e ho fatto scaldare il tutto a fuoco basso per 5 minuti. Poi ho lasciato intiepidire e ho trasferito il composto in una ciotola capiente. Ho aggiunto la panna e due uova, ho sbattuto con una frusta e poi ho unito la mollica di pane sbriciolata, i fiocchi di avena, un cucchiaio di succo di limone e la sua scorza grattugiata. Ho mescolato bene e ottenuto da parte. Ho preso la tortiera imburrata e con il fondo rivestito da un disco di carta forno. Ho bucherellato il disco di pasta frolla e l'ho usata per foderare lo stampo, rigirando verso l'interno i bordi e poi tagliando via la pasta in eccesso con un coltellino. Quindi ho versato nel guscio di frolla il ripieno, distribuendolo uniformemente e ho infornato la torta in forno statico a 170 gradi per 20 minuti. Poi ho recuperato la pasta frolla rettangolare dal frigorifero e l'ho usata per ottenere delle trecce e delle strisce lisce che ho disposto sulla superficie del dolce per formare un intreccio a canestro. Ho spennellato con l'uovo sbattuto e infornato per altri 20 minuti alla stessa temperatura. La mia marmalade tricolore tart è pronta.